Ecco, la causa dell'amore, pagina 43. E quest'altro libretto che ho scritto in dialetto, quindi vi leggo in dialetto casolano, ma voi siete casolani, capite benissimo. È un volumetto che ho scritto tanto tempo fa. L'ho scritto con tanto amore, tanta passione, perché sono tutti quadri e quadretti, l'avrete letto forse già, no? Quadri di personaggi locali, sono tutti personaggi autentici, esistiti veramente, fatti che io naturalmente ho colorato riportandoli qui per dare un certo tono al tutto, ma sono fatti che ho sentito raccontare, riaccontare in tante serate, che prima, e quando non c'era ancora la televisione, eccetera, bisognava cercare di inventarsele un po' le serate, e c'erano molti casolani che erano specialisti in queste cose. Questo che vi leggo, per esempio, è La causa d'amore. È una causa che è avvenuta veramente presso la pretura di Casoli. Io naturalmente l'ho colorita, ma il fatto in sé allora c'era, è un fatto che risale a molti anni fa, quindi le donne che non, per carità, che molto adesso nel periodo delle polemiche su gender e su eccetera, c'è da correre rischi, ma no, questo è un documento, quindi è avvenuta così la cosa, e il linguaggio era quello che era allora. Anziana miseria, questo era così. Allora, presso la pretura di Casoli si fece questa causa, e il titolo infatti è La causa d'amore. Dovrei posarlo, però questo da qualche posto si può alzare un po' qua, mi puoi togliere le cose qua un momento, alzalo un po', no, questo, togli questo, togli, poi le rimettiamo, ecco. Ecco, così, devo preparare, sì, grazie. Allora, a Casoli c'erano tanti servizi, tra cui la pretura, Casoli era mandamento, no? Quindi c'era pretura, servizi, l'ufficio delle imposte, l'ufficio del registro, il carcere, insomma, ci stava un po' di tutto. La pretura una volta era uno specchio del mondo. A casa una causa era mest famosa. Un giovanotto e una giovanetta aveva scappato. Quelle erano minorenne e tenere un padre una coccia tosta e gli si è venuto tutto a causa. Donna Sculabbia, avvocato di nome e di fatto, appassionate di latina e greca, barbette e capelli bianchi, vestito sempre di bianco austero, avuto, solenne, parole difficili, difendeva la giovanezza. D'un cuore invece, avvocato arrangiato, dava così, metteva d'accordo la gente, appassionata di vino e segni, parlava sempre in dialetto e assolveva tutta a strilla, con un fucione che si assorbeva le reci. Questo difendeva un giovanotto. Com'è la causa? S'arrizzo donne Sculabbia. Signor giudice, per poter avere un quadro esaustivo della complessa articolazione della vicenda, è necessario che io mi faccia carico di una premessa che permetta l'esatta collocazione dei personaggi e dei fatti. Donna Cole stava assettata, un braccio appoggiato sopra un tavolino, che una mano si manteneva la coccia e ogni tanto si arvutea a Donna Sculabbia, che parleva. Si era in maggio, la terra nel suo abituale prodigio aveva ridato fila ai fili d'erba dei prati. Tutta la natura rinnovava il suo eterno canto d'amore. Gli uccellini e gli alberi in fiore, con il loro cinguettio festoso, rendevano palpabile
la sublime atmosfera del creato. I fiori erano pronti a distribuire il nettare alle insaziabili api. Tutto era meravigliosamente armonico e, come dice il sommo poeta, d'una cosa si muoveva infastidita sopra la seggia, guardava sempre più storto, non storceva, si mutava attorno, faceva la coccia, dava le smene. Questa fanciulla, che nella sua purezza aveva solo sognato l'amore, che non riusciva a capire il motivo di quel dolce fluire del sangue nelle vene, che avvertiva i primi fremiti, che sentiva crescere e sgorgare dal proprio seno un irrefrenabile impulso, d'un col sarboto scrocco un cazzotto sopra lo taulì, scula, quando lo dica questa è una puttana. L'amore è sempre stata una commedia tragica, questo è il fatto. Poi vi leggo uno per ricordare mio nonno, non so chi l'ha conosciuto, era un tipo grosso, brava persona, amava pure lui, faccio un bicchiere, scendeva, no, c'era, allora si usavano le cantine, lui produceva pure un po' di vino, c'aveva delle campagne eccetera, e campava allegramente. Vorrei ricordarla però stasera, un attimo solo, mi date questa possibilità? Sì, certo. Allora, lo prosciutto e le fibre è un fatto che veramente è accaduto a casa mia, tra mio nonno, mia nonna e mio zio era un prete che stava a casa ed era un po' quello che mi salvava spesso, perché siccome aveva la veste talare, quindi aveva acquistato in famiglia un certo carisma derivante da questa sua funzione di sacerdote, quindi quando parlava tutti quanti zitti, io quando facevo qualche marachella, che ero giovanissimo, allora arrivava lui, state zitti, che mi fa male la testa, io mi salvavo da rimproveri, commedie, eccetera. Però il mio nonno invece era il fratello maggiore del sacerdote. Allora lo presotto e le figure, San Paolo e le Veroniche, così si chiamavano tutti a noi pure adesso, forse perché nella mia genealogia familiare ci doveva stare una qualche Veronica che era storpiata in dialetto in modo brutale proprio a Veronica. San Paolo e le Veroniche era rosso, grasso, tenela pulacra perché mangiava senza lasciarci niente, saliva per l'estere, guniglia e di porci se ne accedeva due all'anno. La moglie Maddalena sapeva fare le salsicce, le saliva, le presunte, il capicollo, arpunneva ventricini, strutto, e a San Paolo gli si buttava le pietre, aveva portato le scarpe di pezzi e un bastone, si piava le pillole di chenofene, aspettava che gli si sbuttava le mie e fumava. Calea cantina, cacciava un bucaletto, un vascello e trava niente. Nel mese di marzo, prima di Lucal, la moglie aveva preso un bel prosciutto alla cantina per farla mantenere fresca. Un prosciutto tonno tonno, bello, rosato. L'aveva berrutato con un foglio di carta oleata, quelle grigie che si vende in avuto, che nero trasparente, per non farci le mosche. Se Paolo, quando andava a farsi un bucaletto, vedeva quello presunto appeso, e la sera dice: tagliamo quello presunto prima che si guasti. La moglie come aveva stelle a chi? Tu stai zitta, stu magna, sempre stu magna pienza. Giù di femmelo, lo porci, quello di truem. Dopo ti si abbotta le spezzille e come li strilli. Se Paolo rispondeva, quando si meglio, quando si strilla, si strilla. Questa storia si ripete spesso. Lui giorno Don Filippo, lo prevede, che per la veste che portava dettava legge dentro la casa, finitela con queste chiacchiere, mi fate venire il dolore di testa, il prosciutto lo taglieremo a settembre per mangiarlo con i fichi. E lo discorso non si fece più.
A settembre, una mattina, un Filippo prese alla cucina una bella cesta di figole fresche fresche. Ecco Maddalena, oggi possiamo tagliare il prosciutto. Siamo Maddalena, io sotto alla cantina e mentre sei sopra la seggia per spendere un prosciutto, pensavo, stavo da mantenere buono questo prosciutto. Sta carta oleata, ermesta bella buttata, tonna, tonna, come quando ce l'hai messa. Quando ci ha appeso la carta per poco in seriese di mussandianza, stregnese solo l'osso. Non ti dico la commedia, non ci piede senne, non ci metti giudizio, bella figura che facciamo con lo prevede, Don Filippo. Non mi importa del prosciutto, ma Paolo, devi capire che ti fa male. Se Paolo, me ne sono mangiato innanzi lui ora, non mi ha fatto male. E dopo mi ho detto che le figure stanno vedute a maniera.